Innovando si cresce. Un'idea del vice sindaco e assessore alla cultura della città di Codroipo, Ezio Bozzini, si è concretizzata in una bella serata condotta da Silvia Iacuzzi. Raccontare la storia e le avventure vissute da due imprenditori codroipesi che dal Medio Friuli hanno conseguito un grande successo e come interpretano la loro ricetta per vincere la crisi di questi anni. La prima è SMI, cioè Sistemi Meccanici Industriali, e abbiamo chiesto a Denis Faurlin di raccontarci. La SMI è un'azienda che è nata nel 1978 da due soci fondatori, che Sergio Campeotto e Giuseppe Faurlin, che era mio papà. L'azienda si occupava dal 1978 di lavorazioni meccaniche conto terzi. Nel 1990 si è evoluta creando un'azienda che si occupa tuttora di automazione. Ci sono stati vari step successivi a questi, quali la certificazione di qualità nel 98-99, poi nel 2000 l'acquisizione di un'altra azienda, IMEV, che era situata a Marcon in provincia di Venezia, che faceva carpenteria pesante. Adesso il polo delle tre aziende è riunita in un'unica azienda che si chiama SMI ed è situata a Varmo, nella zona industriale di Varmo, occupa circa un centinaio di dipendenti. Con un'età media molto bassa, devo dire, perché i dipendenti sono tutti molto giovani. Cerchiamo di fare il nostro lavoro al meglio, appunto come la serata titolava, innovandoci per vincere in questo momento in cui il mercato è molto difficile. Ma già da anni è improntata sull'estero, quindi le nostre vendite sono percentualmente in incremento verso l'estero. L'anno scorso, 2014, circa il 30% della produzione è andata all'estero, quest'anno il 43% della produzione è andata all'estero, il restante prodotto che facciamo per l'Italia è comunque fatto per aziende italiane che esportano a loro volta all'estero, quindi possiamo dire che in totale l'80% del nostro prodotto è rivolto all'estero. La seconda azienda presente era Sintera, al cui fondatore Luca Turco ha chiesto di spiegarci di cosa si tratta. Un'azienda di information technology nata qui nel Medio Friuli, e da qua negli anni, ormai siamo arrivati oltre il 12° compleanno, ci siamo mossi verso la pianura padana, quindi Padova, Reggio Emilia, e serviamo clienti prevalentemente del nord Italia, da Trieste a Torino a Bolzano, e in vari settori merceologici, industriali. E con loro sviluppiamo progetti, molto spesso sarebbe meglio definirli percorsi pluriennali di trasformazione di queste aziende attraverso la tecnologia. E il futuro è una cosa con la quale siamo abituati a giocare, e per quanto sia difficile indurre il cambiamento nelle aziende, nelle persone, pensiamo di poter aiutare queste aziende, i nostri clienti o quelle che ancora non lo sono, ad affrontare le sfide che stanno arrivando da un futuro che incombe sempre più velocemente, sempre più aggressivamente. Non c'è alternativa che organizzarsi oppure essere travolti. Mi piacerebbe che l'Italia e gli italiani si ricordassero di quello che sono capaci di fare, smettessero di piangersi addosso. E l'Expo, che è stato recentemente inaugurato tra tantissime polemiche, è un esempio di come noi nelle situazioni peggiori riusciamo comunque a dare il meglio di noi, a risolvere i problemi nel modo più fantasioso e fuori dagli schemi. Questa è una cosa che tutto il mondo ci invidia. E nel momento in cui noi riusciremo a comprendere che questo è un grandissimo vantaggio competitivo e riusciremo a accettare di metterlo in atto, questo sarà un bel momento. Io spero che arrivi presto. Per il Ponte News, Marco Mascioli.